Sardegna è possibile trovare ancora oggi, molto ben conservate, grazie anche al clima secco, alcune forme di arte di culto pre-nuragica. È possibile trovare tracce di vita e culto di un periodo preistorico compreso tra il Neolitico e l'Eneolitico. E non a caso i menhir qui presenti sono prevalentemente appartenenti al gruppo protoantropomorfo. Grossi menhir sono ancora presenti in questo fantastico quanto autentico sito, disposti ancora secondo un'originaria distribuzione, a volte isolati, in coppia, in triadi, in allineamenti molto estesi fino a 20 menhir e in circoli. Purtroppo alcuni risultano essere distrutti o rovesciati a terra, sintomo del tempo o di qualche atto vandalico. Questo luogo, a dir poco unico nel suo genere, mantiene ancora in sé un'antica sacralità che è possibile percepire avvicinandosi agli allineamenti. Voi perché il luogo è isolato, ancora intatto, vergine, forse poco turistico, l'energia sacra di questa piana è ancora intatta. Un particolare a mio avviso molto importante è che questo luogo si trova esattamente al centro della Sardegna, per latitudine e longitudine. L'osservazione di alcune foto satellitari e aeree sottolinea ancora di più l'importanza di questo sito. Ci troviamo in un cromlech della prima età del rame, mezza età del rame della Sardegna, che sarebbe fra il 2100 e il 1008 avanti Cristo. Probabilmente è più spostata comunque fra il 2100, forse anche un pochettino prima. Sono degli allineamenti di menhir. I menhir sono queste grosse pietre che vedete qui allineate, sono state rialzate di recente, prima erano tutte a terra, fortunatamente, perché quello le ha protette. E praticamente non erano altro che delle carte astronomiche, probabilmente, almeno gli studiosi dicono questo, attraverso le quali le persone riuscivano a sapere quando iniziava un determinato periodo dell'anno, quando cadeva una determinata cerimonia, la semina, il raccolto. Cioè, una cosa che a noi sembra semplicissima, perché abbiamo i calendari, abbiamo i datari degli orologi e via dicendo, o anche un semplice orologio, per loro non era così semplice. Dovevano mantenere la memoria del tempo. Grazie a queste pietre, un allineamento era ad esempio un sud-nord. Quella pietra più alta indicava quando un determinato periodo dell'anno nasceva una stella e quindi iniziava la semina e via dicendo. Loro avevano quindi questa possibilità, ed aveva una possibilità, aveva una sacralità, quindi sono anche luoghi sacri, nel senso che già i greci, per Cronos era il padre di tutti gli dei, Cronos vuol dire il tempo, per cui insomma qualsiasi luogo che avesse una così grande importanza aveva anche una sua sacralità, per cui è probabile che fosse non solo un luogo per i calcoli astronomici, ma fosse anche un luogo sacro dove si facevano determinate cerimonie. Forse una cultura che ci può far dare un esempio è quella Maya, dove erano i sacerdoti che calcolavano il tempo, quindi è probabile che fosse così.